Siamo qui in un centro che per l'84% accoglie pazienti di altre regioni. Penso che questo sia l'applauso più grande che dobbiamo dare tutti insieme a loro. Una sanità che rilancia una storica mobilità passiva con dei dati straordinariamente attivi. E allora va bene l'inaugurazione, ma soprattutto va bene aver incentrato la rete dell'emergenza, la rete della tempo-dipendenza per garantire certezza alla cura di chi ne ha bisogno. Ieri il protocollo d'intesa con l'università, entro l'anno mi auguro la firma dell'integrazione con l'Ateneo Cattolica e con la Fondazione Giovanni Paolo II. Io mi auguro che rispetto ai tanti detrattori che hanno provato a costruire la contrapposizione tra sanità pubblica e sanità privata sia questa la migliore risposta rispetto a chi quotidianamente si impegna, amministratori, imprenditori, operatori, tutti della sanità senza alcuna differenza. Non conta la maglietta sotto il camice, conta l'entusiasmo e la dedizione con la quale ciascuno di voi si dedica alla cura del cittadino bisognoso. Questo è il faro che ci ha portato con determinazione ad affrontare l'impopolarità delle impostazioni. Momenti come questo penso certificano la determinazione con la quale insieme si possa dare contezza alla cura della persona, il cittadino al centro dell'attenzione. Questo è stato l'obiettivo di partenza, questo giorno dopo giorno mi auguro stia dimostrando che cosa di fatti siamo capaci insieme di realizzare. Un grazie particolare, permettetemelo, ad Aldo per l'impegno, la determinazione e le spalle larghe che ha dimostrato in questi anni, indipendentemente dalle banali vertenze singole o partecipate, di andare avanti convinti che lavoriamo per il bene del Molise e dei molisani. Ma non è soltanto sanità, parlare di ricerca, parlare di futuro, parlare di confini che vanno oltre quelli nazionali sono straordinariamente significativi. Prima il professor Melaragno parlava di una delle principali banche biologiche oggi presente qui in Europa. Il Times, quindi non certo l'ultimo quotidiano, ha definito la rete delle banche biologiche una delle 10 cose più importanti per modificare il mondo. Quindi grazie a Neonito, grazie ad Aldo Patriciello, grazie alla famiglia Patriciello e grazie anche Presidente Tajani a questa piccola regione che esiste e orgogliosa di esistere e sa che nel rispetto dei numeri che è in grado di esprimere, le eccellenze le esprime ben oltre i confini regionali e nazionali. In bocca al lupo.